Roma, una chiesa, una casa. Anzi, tante case di periferia come queste. Scatoloni tutti uguali, oggi al centro della cronaca. Edifici che non hanno trovato inquilini a pagamento perché troppo costosi gli affitti. Gli inquilini li hanno trovati lo stesso, abusivi. Queste immagini dimostrano un'altra cosa, che gli occupanti abusivi delle case di Roma non sono più soltanto i baraccati, è anche gente normale, con uno stipendio, operai, piccoli impiegati, magari un reddito commerciale, negozianti microscopici, ma nessuno di loro guadagna abbastanza da pagarsi l'affitto di un appartamento. I fitti crescono, i redditi calano, molte case vuote vengono così occupate. Una casa, una chiesa, questa di San Policarpo. Dall'occupazione delle case a quella delle parrocchie, quella di San Policarpo, al fondo di un quartiere dormitorio sterminato, il Tuscolano, ha aperto la serie. Dopo ci sarà la parrocchia Don Bosco, poi la Basilica di San Paolo, poi ancora, chissà. La cronaca è questa, gli uomini in scalata su per i muri della casa di Dio, immagini che non fanno quasi più notizia, padri di famiglia che si inerpicano sull'edificio per segnalare una situazione, per protesta, salgono come i prezzi delle case, come gli affitti, ognuno ha la sua croce, questa volta la croce diventa un appiglio per legarsi, non scivolare, rifugio per qualche notte, gli uomini sul tetto, le donne e i bambini dentro la chiesa, un cero, una preghiera per la grazia di una casa. Roma, parrocchia di San Policarpo. Immagini emblematiche di una verità molto più grande, grande come una metropoli di 3 milioni di persone, 3 milioni di italiani approdati nella capitale da ogni regione, 200.000 una casa non l'hanno e quasi 1 milione non se la potrebbero permettere. Ma perché occupare proprio le chiese? Una storia lunga e difficile che forse comincia un secolo fa, quando Roma contava appena 100.000 abitanti, una storia che continua. La risposta nella solidarietà dei preti, come Don Sisto, parroco di San Policarpo. Nella denuncia di altri preti, l'abate Franzoni, che dicono la chiesa, quella con la C maiuscola, a Roma è padrona di 51 milioni di ettari. La chiesa non solo può, ma deve aiutare. Roma, una casa, una chiesa.